Pistiloni, salam alaikum, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed Origins. Sono sempre io, Walter Lee, il fondatore di Pistiloni. L'ultima volta, dopo tanto tempo, abbiamo ricontinuato questa leggendaria serie, questa serie gaming, ambientata in Egitto. Perché c'è un po' di... bug. Comunque, siamo praticamente... Abbiamo sbloccato questa parte che era la tomba di Smenkhara, che era in mezzo, dovevamo fare un giro lungo per arrivarci. E abbiamo espugnato altre aree. Qui c'è tipo c'era una tana del leopardo, e poi ci siamo penetrati nelle montagne. E siamo arrivati qua, dove c'era quest'altra. Come si chiama? C'era tipo una. Mi pare che c'era. Ah, qua sopra dobbiamo andare. Sì, qui c'era tipo un cerchio, mi pare. Delle costellazioni. Cosa non l'avevamo. Però l'avevo già allineata, se lui mi si è salvato. Boh. Che so. È sopra. Aspetta. Boh. Forse è un altro questo. Ora vediamo. Sì, ce n'è un altro probabilmente. Vabbè, andiamo qua. E niente ragazzi, siamo tornati dopo tanto tempo a fare questa serie, perché questo gioco, come vedete, ha un po' di problemi sul PC, perché i giochi dell'Ubisoft sono amministrati male. Questo mi sembra diverso. Vabbè. Ah, di sabbia. Sono queste sabbie. Ah, che palle. Non si vede un po' la tempesta. Quanto cazzo ci vuole per finire, madonna. Aspetta, facciamo così. Facciamo andare giù, così magari si calma. Oh, che palle. Forse questa è diversa. Vabbè. Ma quella era... Questo è Horus, il falco, il grande dio nero, dio del cielo. Il sole è il suo occhio destro e la luna quello sinistro. È sempre in volo tra i cieli. Porta la notte e il giorno. L'occhio di Horus è il simbolo dei Magi. Sì, Kemu. E il faraone è Horus, giusto? Sì, figliolo. Il faraone è Horus in vita e Osiride nella morte.
Per questo il faraone non regna solo sull'Egitto, ma sull'intero mondo. Ma solo un vero faraone. Sì. Ok. Perfetto. Sì, era un'altra, mi ero confuso, vabbè. Ok. Abbiamo solo un punto abilità, non ci facciamo niente. Sì, di quanto c'è pure dei vecchi studi proprio inutili. Ok. Ok. Vai alla mappa. Ok, noi siamo stati qua. Adesso andiamo qua. I sette contadini, vabbè. Andiamo in questa zona. Ah, però siamo sopra un gruppo. Dobbiamo iettarci. No, qua non ci butto. Ma si può, vabbè. Ok. Vabbè, andiamo per piedi. Questo è un villaggio. Va bene, andiamo di qua. I banditi torneranno presto, fratelli. È la nostra ultima occasione. Ci taglieranno la gola, ma gli renderemo il compito difficile. Siamo con te, Rai. Siamo stanchi di scappare. Okay. Abbiamo un patto di sangue con questa terra. Non mi sorprende che il gruppo di... Va bene. Perché vi nascondete in mezzo alle rovine? Umejai! Finalmente gli dei ci aiutano. Mi chiamo Rai. Questo è ciò che rimane della mia famiglia. I banditi ci hanno cacciato dalle fattorie. Non sappiamo più dove andare. Non abbiamo ricchezze. Eppure ci hanno inseguito per giorni senza darci tregua. Conosco bene i banditi. Sanno essere cinici e spietati. Ci hanno massacrato. Mio padre, mio figlio. I sopravvissuti del villaggio sono tutti qui. Quei banditi torneranno ancora. Lotta con noi, Mejai. Aiutaci almeno a ottenere vendetta. La vendetta è il mio credo. Vi aiuterò. Cosa volete fare? C'è una rupe poco lontano da qui. Da lì si può scorgere l'intera area e stabilire un piano di difesa. Andiamo. Queste sono terre pericolose. Se non sono i banditi, sono le iene a farti fuori. Grazie a Rami hanno insegnato a usare l'arco. Hai un bell'arco. È molto particolare. Quando mio padre me l'ha dato, era più alto di me di 3 palmi. Mi prendevano tutti in giro. Ora mi si spezza il cuore. Mi ricorda il suo volto. Ok. Dai, Rokara, vai. Yeah.
purtroppo è in testa di iene. Anche se le iene non dovrebbero essere aggressive di solito, tendono sempre a vivere. Però... Hai visto lì, vicino all'ingresso? Ci sono dei simboli sul muro. Sì, c'è un simbolo di Horus, ma è diverso dal solito. Sembrano antichi. Che posto è questo? Ti muovi bene fra le rocce. Conosco queste caverne. Sono un tempio naturale. Che cos'è quello che porti al collo? Il teschio di un'aquila. Spero ci porti fortuna. Ah, proprio siamo stati prima. Wow. Guarda, è incredibile. Potrei starmene qui per ore. Dove siamo stati prima? Okay. Bene, diamoci una mossa. Abbiamo da fare? Non importa da dove attaccheranno, i miei fratelli saranno lì ad aspettarli tra le rovine. Io invece starò qui a controllare. Quando arriveranno darò il segnale, poi li colpirò alle spalle. Rai, non voglio mancarvi di rispetto, ma non siete soldati. E loro sono banditi. Potreste anche rimanere tutti uccisi sul campo. Lo so, Bayek. E l'idea mi terrorizza. Se avessi visto la tua famiglia morirti tra le braccia, capiresti. Non posso tirarmi indietro. Credimi, lo capisco molto bene. E combatterò con voi. Ora è meglio che io torni dagli altri. Vai in fretta. Ti aspetta un lungo cammino. Bayek! Ma che... Non sei un'aquila! Va tutto bene? Roba da pazzi! È stato incredibile! Eh sì. Il volo dell'angelo d'assassino. Ok, bene. Magi, non sappiamo come ringraziarti. Sei un dono degli dèi. Ero certo che saremmo morti, ma ho ritrovato la speranza. Va bene, ci penso io adesso. C'è una vista magnifica da lì. Magi, sei tornato! Sì, tua sorella è rimasta alla rupe. Quando arriveranno i banditi darà un segnale. Queste rovine sono anguste. Potremmo piazzare qualche trappola. Fuoco e forse olio. Ne avete un po'? Fuoco, ottima idea. Sì, ne abbiamo, qui vicino. Bene, sali su quel tetto e fa attenzione. Io arrivo subito. Con le giare di olio potrei preparare delle trappole. In ogni caso, devo avvertire il fratello di Rai quando sono pronto. Credevo che i Magi fossero tutti scomparsi. Mi hai ridato la speranza. Sei fuori di testa? Dobbiamo fare delle trappole, ma non so se c'è. Sei tu la nostra speranza. Questi banditi sono demoni, ma che io viva o muoia, ti sono grato per l'aiuto. Io un attimo. Questo è un villaggio sperduto. Okay.
frecce. Vai. Sono pronto. Quindi aspettiamo, pregando. Eccoli là! Arrivano i banditi! Ti uccido! Non hai alcuna speranza! Ho un colpo partito! Spegniti, spegniti! Bastardo, eccoti qua! Non siete nostri, schifosi! Pensavate di potervi nascondere! Eccoti qua! Dov'è la donna? Lasci quell'arco e forse ti risparmi! Hai fatto male a venire qui! Sì, è venuto la tua ora! Posso colpire! Colpirlo! Che ne dici di prendi questo, cane! Posso colpire! Ho un colpo facile! Posso colpire! Linea di tiro libera! Non hai alcuna speranza. Ok. È fatta. Ma ce ne sono altri e torneranno. Cercavano l'arco di nostro padre. Cosa? Tutto questo solo per un arco? Per gli dei, perché? Non ha senso. Gliel'avrei dato subito. Forse possiamo ancora. Li avrebbero comunque uccisi. C'è un solo modo per fermare questa gente. Ucciderò il loro capo. Li ho visti arrivare da sud-est. Forse il loro accampamento è sulle colline della zona. Allora è lì che comincerò a cercare. Bayek, ascoltami. Ti prego, prendi l'arco. Sarà meglio per tutti. Si è rovinato combattendo. E mi piange il cuore a vederlo, davvero. È ancora un'arma formidabile. Ne sono onorato, Rai. È un arco egizio, ma... non ne ho mai visto uno così antico. È leggero e perfettamente bilanciato. È stato realizzato con una strana pietra nera. L'ho già vista in passato. Ci penserò dopo che avrò finito con quel cane. Okay. Vieni, Xarent. Andiamo a spegnere sta zona. Qua sono questi qua. Wow. Ora cerchiamo di farci vedere.
Non ci sfuggirai! Conosci lo stesso del nostro capo per i tesori antichi? Quei contadini non hanno idea di quanto valga quell'arco. Devi darlo ad ogni costo. Non mi interessa quanto io dovrei uccidere per farlo. Quando quell'arco viene il non nascondiglio, procedi a est la caverna verso gli oliveti. Al piede del sentiero troverai l'innesto nascosto di una tomba sotterranea. Questo posto è perfetto, non ci troverà nessuno. Possiamo stabilirci qui a lungo termine. Abbiamo anche trovato una specie di stanza segreta. Una lettera dal capo dei banditi. Sta cercando armi antiche. Voleva a tal punto quest'arco da uccidere. Ma perché? Non è qui. Si sono fatti un altro nascondiglio in una tomba qua vicino. Credono di essere al sicuro. Beh, amici miei, vi sbagliate. Ok, e su di Ermopoli, sul versante della montagna, vicino a Fiore Nilo. Ok. Vieni Xaren, ti serve ancora te. Ah! Ok, dai, andiamo qua. Wow. Ah! Wow. Posso capire se lo vado? Che a me dovrebbero stare sulla. Vabbè, andiamo di là. Farci vedere. Ok, c'è l'olivetto di... Wow! Sono due.
c'è la tana dei leoni. Ah, dentro lì dobbiamo tornare. È questo. Il capo dei banditi è in questa tomba. Devi fare tutto il resto. È proprio antica. Le costruzioni in pietra hanno qualcosa di strano. Sono stato. Sono gli stessi simboli dell'arco di Rai. Dobbiamo farci. Pietra nera, la roccia divina. Sapevo che queste montagne nascondevano un tesoro, ma questo non ho mai visto nulla di simile. Deve essere la dimora stessa degli dei. Potremmo rivendere tutto al Crocodilopoli e abbandonare per sempre queste terre. Un'intera tomba ricolma di pietra nera. Oh. Non c'è abbastanza di. Ok. Ci attaccheranno a vista qui. Merda, non l'ho ammazzato. Secondo te cosa spinge a questi idioti? Motivi politici? Ce ne occupiamo noi, come sempre. Merda, abbiamo guai! Allarme! Qualcosa non va. Ok. Ma aspetta. Ce l'abbiamo quella che addormenta. Sì. Davvero uno spettacolo tremendo. Non ve ne andrete vivi. Fidatevi. Troveremo quell'idiota e lo finiremo. Avido criminale bastardo. Non darà più alcun fastidio ai contadini. Aveva in mano delle pietre nere. Potrebbe averle trovate nella tomba laggiù. Sono le stesse usate per l'arco di Rai. Ci sta. Così dovrebbe andare. Ora si inizia a ragionare. Ok. Ehi!
Niente, torniamo qua. Senza perdere tempo. Aspetta che vediamo quanto siamo. Vediamo un po' di tempo. Perfetto. Ora ci dirigiamo qua, in quest'altra zona. Sarent torna qui. Sarà veramente il fuoco, altro che... possiamo potenziare qualcosa. Possiamo potenziare questo. Quanto stabilizzatore. Mi dà una distanza. Thank you.
Perfetto, abbiamo fatto una strage di iene. Ok, qui ce ne sono altre, andiamocene. Questa è il nome di One, quella è la deserto, il deserto bianco. Oh. Ah, però aspetta, qui c'è un tesoro. Perfetto. Niente, andiamo verso quelle zone. Si alza il vento e con lui la sabbia. Altre iene. Wow. Sì, ci sono altre iene. Questo posto brulli delle iene. Va bene, andiamo lì e vediamo. Wow. Ah. Wow. Nascondiglio della cava di Arsipides. Beh, sono sempre di più. Sì, tipo un forte di livello 2. Meglio non attirare l'attenzione. Ok. C'è un sacco di sole. Pronte.
idioti combattono sempre per qualcosa. E sembrano felici di morire per questo. Sei un bastardo e un codardo. Okay. Io non mi arrendo facilmente. Ok, facciamo fuori pure questi. Okay. Uno fuori. Allarme! Tante qui! Vedi se contaminano tutti. Ehi, cosa? Perfetto, c'è ancora il capitano. Thank you.
adesso. Meglio controllare. Cosa? Ok. È chiaro che qualcuno vuole proprio farsi del male. Oh, ma insomma. Andiamo a prendere i tesori e poi chiudiamo, terminiamo l'episodio. Non siamo, non ci siamo fatti beccare più o meno. Ok, e andiamo qua ora. Niente. Quanto siamo arrivati? Facciamo, andiamo qua. Andare di qua. Scendi qua. Eccoti. Sono arrivati a livello 37. Forza. Andiamo verso quella zona e poi terminiamo. Ah no, è tipo una nave. Wow. Vabbè raga, dai. Ok. Vabbè raga, terminiamo questo episodio e continueremo il prossimo episodio, che dove continueremo l'esplorazione del nome di Wab e poi ci dirigeremo magari o nel desert oppure nel deserto bianco. C'è l'Oasi del deserto bianco. E niente. Ci si vede, ciao, alla prossima. Come diciamo in arabo, alaikum salam. Soprattutto iscrivetevi sul canale di PC Lore e seguite i nostri social.